ruolo e prospettive del sindacato verso il terzo millennio. Questo è il tema della CISL Funzione Pubblica al quinto congresso provinciale. Sì, e questo è il tema. Siamo usciti un poco fuori dai canoni e abbiamo sottolineato la necessità di avere un ruolo determinante a garanzia del futuro e quindi dei nostri giovani. Gli ultimi avvenimenti, i ragazzi che si suicidano a 30 anni per non trovare opportunità di carriera, di valorizzazione della propria professionalità, deve obbligare il sindacato a tenere in debita considerazione quali sono le vere e concrete bisogni, i veri e concreti bisogni delle comunità di riferimento, a partire dai lavoratori ma a partire dai cittadini. Il nostro sindacato, che è un sindacato si fregia della caratteristica di essere un sindacato moderno, non può non in maniera moderna tentare di declinare la contemporaneità e tentare di trovare percorsi e strategie che possano, come abbiamo detto, tranquillizzare l'immaginario, dare una speranza e cercare di dare un futuro a questo territorio attraverso i nostri giovani. Quindi un sindacato vicino alla gente, che risolve i bisogni soprattutto dei cittadini, ma vicino anche e soprattutto ai lavoratori. Sì, partiamo dai lavoratori, perché ogni comunità di lavoratori è una comunità del territorio, ogni lavoratore è una famiglia. Quindi parlando dei lavoratori cerchiamo di allargare la discussione e a tutto il nucleo familiare. Noi pensiamo nel concreto che si possa effettivamente riuscire a realizzare qualcosa se ogni lavoratore, partendo dalla propria condizione, proprio nella propria condizione di lavoro, nella sua qualità del lavoro, rapportandola alla qualità di vita che ha con tutti i problemi della crisi economica e quindi i problemi dei loro figli e delle loro famiglie, molto probabilmente riusciremo a trovare una lingua e un linguaggio che possa accomunarci determinante in maniera determinante anche con CGL.